Il terzo meccanismo di propagazione del calore è l'irraggiamento, che non richiede la presenza di materia, a differenza della conduzione e della convezione, che invece avevano bisogno della materia per propagare il calore. Infatti, con l'irraggiamento il calore, cioè l'energia termica, si può propagare anche nel vuoto. Infatti, il calore del Sole, l'energia del Sole, ci arriva dopo aver viaggiato attraverso lo spazio vuoto. L'irraggiamento è la trasmissione del calore nel vuoto o attraverso i corpi trasparenti. In generale, la luce, non solo quella visibile, ma anche quella infrarossa, ultravioletta e in generale tutte le onde elettromagnetiche, trasportano energia attraverso l'oscillazione di campi elettrici e magnetici che si propagano alla velocità della luce. Qui vediamo il Sole che emette la sua radiazione elettromagnetica nello spazio, e la Terra intercetta una piccola parte dell'energia elettromagnetica raggiata dal Sole e quindi si riscalda. In quest'altro video vediamo un esperimento in cui i raggi solari vengono fatti incidere su questo specchio curvo, concavo, e poi si mette la sonda di un termometro nel fuoco di questo specchio per vedere la concentrazione di energia, di calore trasportato dai raggi solari. Prima viene misurata la temperatura dell'aria, temperatura di 31 gradi e mezzo, e poi viene misurata la temperatura nel fuoco dello specchio. La temperatura sale fino quasi a 135 gradi centigradi. Questo perché i raggi solari si riflettono sullo specchio curvo e vanno a focalizzarsi proprio nel fuoco, dove è la sonda del termometro. Tutti gli oggetti emettono radiazioni elettromagnetiche, cioè irraggiano calore, non solo il Sole e le stelle, che possono arrivare anche a temperature elevatissime, ma anche gli oggetti a qualsiasi temperatura, anche a basse temperature, anche quelli a temperatura ambiente, come il nostro corpo o anche gli oggetti che abbiamo in casa. La luce che emettono questi oggetti e anche il nostro corpo non la vediamo perché è radiazione infrarossa, è una luce che i nostri occhi non sono in grado di percepire. Però con la fotografia a raggi infrarossi si distinguono le zone più fredde e più calde, per esempio in questo caso del muso di un gatto. Se poi la temperatura dell'oggetto supera i 1000 gradi, allora emette una luce che diventa visibile, cioè che cade all'interno dello spettro visibile della radiazione elettromagnetica. Per esempio, una lampada a incandescenza raggiunge quasi 3000 Kelvin.